Allora, l'ATAM sarà rivoluzionata per certi versi, ma in positivo. Una giornata molto importante per l'azienda, direi storica, per l'azienda di trasporti municipale di Reggio. È un'azienda, una società che noi abbiamo trovato con i libri in tribunale per la dichiarazione di fallimento. 30 milioni di debiti, i mezzi ormai inutilizzabili, gran parte dei mezzi, non c'erano i soldi per la benzina. I dipendenti rischiavano il licenziamento. Oggi, dopo un percorso di ormai di 5 anni, noi siamo riusciti non soltanto, grazie anche ad una ottima interlocuzione con la Procura di Reggio Calabria, col Tribunale di Reggio, grazie all'impegno dei lavoratori, ad evitare quel fallimento, con un piano di rientro che si sta portando avanti con il sacrificio di tutti, in primis dei lavoratori, voglio sottolinearlo questo. Si è riuscito a rifare il parco mezzi di ATAM, ad avviare progetti importanti come la bigliettazione elettronica, come il car sharing e quant'altro. Quindi da un punto di vista del piano industriale noi abbiamo dato un futuro a questa azienda. Sono arrivati anche pullman nuovi. Pullman, è stato rifatto praticamente il parco mezzi, gli scuolabus nuovi e così via. Due giorni fa la Giunta ha votato un finanziamento di 200.000 euro dei patti per il Sud per rifare il piazzale anche del deposito di Foro Boario, dove andranno alloggiati i nuovi autobus. E oggi si vota una modifica dello statuto. ATAM diventerà una società in house con la città, anche con la città metropolitana. Questo significa ampliare... Anche con quella di Messina. Certo, questo significa ampliare quello che è il territorio di intervento della società municipale, fare in modo che la stessa possa ricevere anche dalla città metropolitana l'affidamento di servizi importanti come società in house, penso ad esempio al servizio di gestione dei parcheggi, penso a servizi di trasporto a chiamata, tutta una serie di servizi complementari al trasporto pubblico locale. Perché l'azienda noi la guardiamo al futuro, la proiettiamo nei prossimi 20 anni e vediamo un'azienda capace di gestire in maniera integrata il servizio di mobilità della città, non soltanto l'autobus, ma l'autobus insieme alle biciclette, insieme al car sharing, insieme ai servizi a chiamata, insieme agli scuolabus, insieme a parcheggi e quant'altro. Questa modifica è anche funzionale a fare in modo che ATAM possa cogliere la sfida dell'area dello stretto. Quindi Messina e quindi, le due città metropolitane, esatto, che si... entrare nella futura autorità di gestione dell'area integrata dello stretto, capace quindi di relazionarsi con la dirimpettaia società di gestione di Messina e garantire quindi un servizio integrato nell'area del biglietto unico di cui abbiamo tanto parlato. Ecco, passa anche attraverso delibere come quella votata oggi. Quindi un percorso amministrativo, un percorso finanziario, un percorso sociale con i lavoratori, un percorso di strategia e di visione della mobilità. Ecco, se ho ben capito, anche se è strano dirlo, si migliorano i servizi e si abbassano i costi. Non c'è dubbio che facendo queste operazioni noi saremo in grado da qui a poco di poter dare ai cittadini dei servizi di qualità a dei costi inferiori. Quello che avviene già in città, in capitali del nord Europa, del nord Italia, che hanno questo tipo di qualità e di servizi perché si è lavorato per anni per raggiungerli. Ecco, noi abbiamo iniziato 5 anni fa, i vantaggi già si vedono e se continuiamo a lavorare se ne vedranno sempre di più nei prossimi anni. Grazie all'assessore Giuseppe Marino.